venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio dinanzi alle due chiese di Santa Maria delle Grazie, la chiesetta antica del piccolo convento dei frati minori cappuccini. È il primo luogo che conobbe Padre Pio quando giunse qui nel 1916, e poi la grande chiesa del santuario di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per raccontarvi una bella storia che vuole un po' suggellare in questa giornata anche l'amore che serbava Padre Pio nei confronti di coloro che volevano creare una famiglia. Ecco, Padre Pio curava gli sposi e li aiutava a risolvere i loro problemi, così come si comportava con i fidanzati, e questo lo faceva sì che si prendeva a cuore anche dei loro problemi. Infatti c'è la storia di un giovane che era nato a Rovigo, aveva 25 anni, era orfano di padre, la mamma era stata proprio miracolata da Padre Pio. Questo ragazzo decide di sposarsi, ne parla proprio con la mamma, ne parla di questa ragazza, però la mamma, dato che conosceva Padre Pio, era una sua figlia spirituale, convince il figlio a scendere da Rovigo, venire qui a San Giovanni Rotondo per chiedere consiglio a Padre Pio. Bene, il ragazzo fece proprio così, venne qui a San Giovanni Rotondo, si confessò e portò con sé una foto di questa ragazza. Subito però Padre Pio risponde al ragazzo: questa donna non fa per te. Il ragazzo, un po' sconsolato, torna a casa, racconta alla mamma e nel frattempo lascia la ragazza, poi incontra anche un'altra ragazza conosciuta in chiesa, nella parrocchia, era iscritta anche all'Azione Cattolica, quindi era una brava ragazza. Subito però la mamma lo convince di scendere di nuovo a San Giovanni Rotondo e parlare con Padre Pio di questa ragazza. Ecco qual era il suo consiglio. Il ragazzo viene proprio qui e nel momento in cui chiede a Padre Pio porta anche la foto di questa ragazza, e Padre Pio dice al ragazzo: questa donna non fa per te. Il ragazzo è sconvolto e subito dice: allora padre, ditemi se devo diventare prete, devo diventare frate, ditemelo subito così io comincio il mio cammino. Ma subito Padre Pio lo tranquillizzò e disse: no, tu la famiglia te la farai, stai tranquillo. Che cosa accadde dopo diverso tempo? Beh, che la prima fidanzata che aveva scelto questo ragazzo dopo 2 anni morì. La seconda si sposò con un altro uomo e però andò a distruggere la sua famiglia allontanandosi da casa. Lui invece poi con la terza ragazza formò la sua famiglia, tante soddisfazioni, lavoro e la nascita di diversi figli. Beh, talvolta Padre Pio ai fidanzati non faceva altro che svelare quello che l'occhio di Dio vedeva attraverso il suo sguardo, ecco, attraverso le sue indicazioni, attraverso i suoi consigli, attraverso le sue esortazioni. Padre Pio cercava sempre di indirizzare i fidanzati e quindi anche gli sposi verso questa vocazione, la vocazione alla famiglia.